Buongiorno a tutti, siamo qui oggi nello studio perché abbiamo registrato l'arpeggio di Se non ami di Neck. In particolare l'arpeggio è stato registrato ovviamente da Massimo Varini, il quale ovviamente prende tutti i meriti perché un suono così solo lui lo può ottenere. Io ho cercato di fare del mio meglio. Allora, prima di farvi vedere come ho eseguito l'arpeggio, vi faccio vedere un po' la strumentazione che ho utilizzato. In questo caso, come potete vedere, ho utilizzato una Fender. Semplicemente mi raccomando la posizione al manico, pickup, tutto entra dentro lo GT8 che gestisce fondamentalmente i colori degli storti fondamentalmente, ossia in base a dove vado a pigiare mi darà diciamo un colore più o meno caldo, l'uso come se fosse in pratica un colorante. Il tutto entra qui dentro, lo vedete. Abbiamo lo stabilizzatore di corrente, preamplificatore triaxis della mesa, effettistica G major 2 e finale di potenza Marshall 50-50. Il tutto entra in questa 2x12 della Laney e tutto viene poi gestito da questa pedarella della Voodoo Lab MIDI, ovviamente. Tutto ovviamente è stato fatto con la scheda audio e il Mac con Logic. Buon divertimento! Come chicca finale ho eseguito anche il solo, ovviamente l'ho registrato completamente senza backing track in modo tale che potete insomma, provare a sentire tutte le note. Nel finale ovviamente entra la voce, quindi le note sono andate un pochino più a intuito con quell'arpeggio di re maggiore, spero insomma, di aver reso un pochino l'idea, per il resto rock and roll.